diciamo così, il costo dei ristoranti per i proprietari dei ristoranti. And the municipality trains the kitchen workers to make sure that the right materials go into the varying. E questa convenienza economica fa sì che i proprietari istruiscano i ragazzi di cucina a fare una buona raccolta differenziata a monte. Prossimo. Step 4 is recycling. Now, prossimo. This is the recycling facility in San Francisco. Next. And here you see workers separating the mixed recyclables. Allora, questo è un impianto di riciclaggio dove ci sono gli operai che selezionano manualmente vari tipi di multimateriale. And this is some of the materials that are being recovered. And if you've built an incinerator, then all this material is going to be burnt and wasted. Se avessimo un inceneritore, tutto questo materiale andrebbe semplicemente bruciato e perso. Prossimo. But this material, the value of this material is going up and up and up. Despite the downturns in the American economy, still there's an upward movement in the value of these materials. Ma il valore economico del materiale non importa con picchi negativi o positivi, comunque è perennemente in salita. Prossimo. Step 5. Reuse, repair and deconstruction of old buildings. Deconstruction of buildings. Recycling is high volume and low value, whereas reusables are low volume, high value. Allora, il riuso in percentuale c'è un piccolo volume, sì, e un grande valore. Grazie. Next, prossimo. Here in, for example, in Los Angeles, the reusable items are only 2%, doing percent of the total waste, but look at the value. The value is over a third of the total value. So if you can get these objects, you can create jobs, lavoro. You can create small businesses. A Los Angeles gli oggetti riutilizzabili sono solo il 2%, ma il valore di quel 2% è enormemente maggiore rispetto a quello degli altri. E quindi questi oggetti riutilizzabili possono creare lavoro addirittura. There are literally thousands of jobs waiting to happen in this area when you start to build reuse centers. C'è una grande quantità di lavoro che può essere creato in queste zone se noi cominciassimo a riutilizzare, a riusare. Prossimo. And here is a reuse operation here in Berkeley, California, recovering furniture, appliances and building materials. In Berkeley, California, loro riutilizzano furniture, mobilio, I can't see it. Yeah, building materials, materiale di costruzione. Next, and here it is, it's a big warehouse, big old warehouse. Next, and you see the people buying furniture, clothing, all the things imaginable. È una sorta di capannone dove si mettono a posto degli oggetti che possono essere riutilizzati e si vanno a comprare e vendere come in un qualsiasi altro. Next time, you want a toilet? Go to San Francisco. Next, you've heard of Porta a Porta? This is Porta a Porta a Porta a Porta a Porta a Porta a Porta. Many ports. Next. This has been running for 30 years. Next, it grosses $3 million a year. Next, and there's 27 full-time, well-paid jobs. Un centro per il riuso e la vendita di questi oggetti ha un giro di affari di $3 million all'anno ed è aperto ed ha 27 a tempo pieno operai. Next. We must involve builders and architects in zero waste.
È necessario coinvolgere I costruttori e gli architetti nei riutilizzi. Next. Here's another reuse operation in Burlington, Vermont. Look how nicely they've organized these objects for resale. Questo è un altro centro per il riuso degli oggetti presi dalla spazzatura. Prossimo. Now you see they're also training people. They are training people to repair large appliances, small appliances, electrical goods, and even computers. People are being trained. Le persone addirittura ricevono un insegnamento su come riparare elettrodomestici, electrical appliances, large appliances, small appliances. Grandi oggetti, piccoli oggetti di uso comune. Next. And here you see a deconstruction company, and the wood that is being recovered is then being used to make new products. Cioè con la decostruzione si possono utilizzare materiali presi dai cantieri di dismissione e riutilizzarli per la costruzione di oggetti di uso quotidiano quali piccoli mobili. Jobs. Tutto questo si traduce in lavoro. Il lavoro di chi deve smontare il legno dalla casa e il lavoro di chi lo deve utilizzare per la costruzione del mobilio. Prossimo. We must have fun with zero waste. Cioè bisogna di divertirsi a fare gli CD zero. So we go to Sweden. They're so cold up in Sweden, they have to have fun with something. So go. So they have this exciting reuse park in Sweden. In Svezia loro hanno costruito per divertirsi una sorta di parco di divertimenti sui CD zero. Next, when you go in, there's a band playing. Tu vai dentro e c'è un gruppo che suona musica. Next. And then we have the clowns to give fun for the kids. Next. Ah! This is the most magnificent toilet in the whole world! Questo è il più bel bagno di tutto il mondo. So whilst you're sitting there you can look at it. È come una galleria d'arte che tu ti siedi sulla tazza e vedi tutte queste opere d'arte che ti circondano. They sell so many paintings this way. Incredible. Okay, next. And they have rock concerts, and the entrance fee for the rock concerts, the students have to bring in 40 plastic bottles, okay. The PET bottles. Addirittura fanno concerti rock, ma il biglietto per l'ingresso viene pagato con bicchieri di plastica, 40 bottigliette di plastica per il riciclo. Next. Ah, this is my favorite. This dog can sort into 6 different categories. The dog said, mix the materials here. Multi-materiali, the dog, boom, 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 boom. Il cane fa la raccolta differenziata. Li prende dal multimateriale e divide per i due. So I think if a dog in Sweden could separate into 6 categories, the citizens of Naples can separate into 3. Lui ha detto, se un cane svedese può separare in 6 bidoni, 6 materiali diversi, figuriamoci cosa possa fare un cittadino della provincia di Napoli. La prossima. This is like a shopping mall for second-hand goods. Questa è una sorta di centro commerciale per oggetti di seconda mano. And next is the same for building materials, the kind of things that you get from old buildings. Anche per i materiali di costruzione c'è la possibilità di creare questi centri di vendita di materiali riciclati di seconda mano. Next. And repair. Here you see repairing bicycles. Next. And fashions. They try to make these second-hand clothes attractive. Next. And here are some young people, that are not embarrassed to wear older clothes, second-hand clothes. Quindi c'è la necessità di riparare quello che non usiamo più e magari rivendere oppure riutilizzare anche i vestiti vecchi e renderli un'altra volta appetibili per persone che non hanno vergogna di indossarli. Next. And here is the director of the park
giving a t-shirt, this is the name of the park, to the king of Sweden. Questo è il direttore del parco che regala una t-shirt con nome del parco di divertimenti al re di Svezia. Next. You can see here next. I have a website, American Health Studies. You can see a lot of videos there showing the different steps to zero waste, and all of them have quite a nice piece on reuse centers. Si possono vedere tantissimi video su come arrivare al rifiuto zero su questo sito americanhealthstudies.org. Okay, prossimo. So, hold on. San Francisco, population 850,000. Next. San Francisco. Very little space. Very little space. A little bit like Naples. A little bit like Naples. Next. They got 50% Ricotta differentiata by 2000. Next. 63% 2004. Next. 70% by 2008. 72% 2009. 75% in 2010. And next, 80% by October of 2012. Up Tanta, city of 850,000. 80% è tantissimo per una città di 850,000. The two most exciting places for zero waste are San Francisco and Italy. Prossimo. Over 200 communities in Italy are getting over 70 ricotta differentiata using porta-a-porta systems. Next. And doing it very quickly. For example, Navarra got to 70% in just 18 months. And Salerno, near here, Salerno got to 72%, this is wrong, it's actually doing anni, 2 years. Il 72% in 2 anni. But this is very impressive. So, steps 1 to 5, we are seeing communities, small communities and large cities able to get to between 70% and 75% ricotta differentiata. Allora, non importa se grandi comunità o piccoli paesi, la maggior parte riesce da 1 a 5 anni a passare dal 70, da arrivare al 70-75% di raccolta differenziata. Prossimo. But now, so they've been doing this with soil separation, door-to-door collection, composting, recycling and reuse, but we still have the frazioni residua left over, so we must work on that. Now in step 6 through 10 we're working on the allora, adesso abbiamo parlato dell'impianto di compostaggio, della centrale di riciclaggio, riuso, ma ancora abbiamo una frazione residua. Adesso andiamo a parlare di questo. Prossimo. We must minimize the residual fraction. Step 6. Step 6, waste reduction initiatives. Next. In Ireland, they put a 15-cent tax of plastic shopping bags. Next, in 1 year, they reduced the sale of those bags by 92% in 1 year. Next, in Italy, little creativity at the front end saves millions at the back end. Creativity, Italian creativity. Next. In Italy, you have supermarkets which are encouraging people to refill their own shampoo bottles, their own detergent bottles. Bravo! In Capanori, in Tuscany, there's a new store called Efficorta. Next. They have 60 taps to fill detergents, shampoo, acqua, bieri, latte, Miello, vino rosso, vino bianco, olio. Okay, next. Detergents, next. Olive oil, next. This is, wait. I just get this glass over here, and I take a little bit of this, very good. A little bit of this, very good. A little bit of this.